Ok, siamo live. Buongiorno aspiranti fotografi e benvenuti a questa nuova puntata di Convivium, questa mega enciclopedia online in cui ogni giorno mettiamo un pezzo e dopo la giornata di ieri di 8 ore consecutive con il workshop di Toscani, oggi ritorniamo però appunto con una nuova puntata di Convivium in cui ho un super ospite che non vedo l'ora di intervistare e al quale ho un sacco di domande da fare. È un piacere averti qui con noi. Buongiorno Stefano Oppo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Michael. Ciao, come stai anzitutto? Bene, bene. Anch'io ho provato a guardare la diretta ieri. È molto interessante, devo dire, la prima parte che ho guardato. Ah, grande, grande. Sì, sì, purtroppo ci ha bannato YouTube. Cioè, credo che sia stato l'unico programma al mondo ad essere bannato per 3 volte, ma per ben 3 volte alla fine sei riuscito a tornare. Quindi, fantastico. Tu di dove sei? Allora, io sono originario, sono nato in Sardegna. Mia mamma, da padre sardo e mamma istriana italiana, diciamo, no? degli istriani profughi, che dopo la guerra sono dovuti andare via, diciamo, dall'Istria. Sono nato in Sardegna, poi comunque a un certo punto mi sono trasferito a Milano, ho fatto gli studi di fotografia a Milano e ho vissuto lì, sempre per tantissimi anni, tipo 20-25 anni a Milano. E poi a un certo punto della mia carriera, visto come andavano le cose, che si poteva anche lavorare vivendo non proprio a Milano, sono andato in Sardegna a Cagliari a vivere, che è un bellissimo posto con col mare, c'è l'aeroporto, quindi è facilissimo anche, diciamo, raggiungere Milano. Continuo a lavorare a Milano, nel senso che molti clienti a Milano, molti clienti in giro per l'Italia, per il mondo. Ah, quindi, cioè, continui a fare la spola tra una parte e l'altra? Sì, sì, sì. Fantastico. Beh, in 20 anni comunque ti fai tutta il parco clienti, cioè la tua sfera di interessi la fai, cioè, te la fai dove hai studiato, fondamentalmente è quello. Quindi, poi, diciamo, molti clienti, magari anche stranieri, mi chiamano e mi mandano a fare lavoro a Milano, per esempio, cioè, non solo le agenzie di Milano mi chiamano, ma anche le agenzie di fuori Italia. Okay. Quindi... E tu cosa fai? Cioè, vieni a Milano, stai qualche giorno, fai mesi a Milano, come funziona? Ma sto qualche giorno, diciamo che sto limitatamente agli impegni, ecco, fondamentalmente una volta il nostro lavoro era andare da clienti, andarli a trovare, stare lì, passare tempo con loro. Adesso nessuno vuole più il fotografo in mezzo ai piedi, quindi i contatti vengono fatti via mail, via social, quindi l'unica cosa che faccio è vado lì, faccio il lavoro e me ne torno. Quindi se capitano magari di lavori diciamo di un giorno, capace che vada anche in giornata, altrimenti ho il mio appoggio lì a Milano e quindi vado, sto 1 o 2 notti e poi torno. Ok, ah, quindi fai proprio, insomma, toccate fuga alle volte. Sì, infatti. Interessante però come si è cambiato, no? Il mondo del lavoro, che comunque ti permette in qualche modo di essere più o meno dove vuoi e di essere comunque sempre presente quando c'è bisogno grazie all'online, no? Cioè fai tutti gli accordi online e poi vai solo in giornata per fare, insomma, nelle 2 o 3 giornate per fare quel lavoro e poi rientri a casa. Interessante. Sì, ma guarda che alla fine, voglio dire, considerando che Cagliari è un'ora di aereo da Linate, ci sono tanti voli, non è molto, molto diverso, cioè stare più lontano se fossi a Firenze, per esempio, dove si prende la macchina, oppure se fossi, che ne so, a Como, uguale, su per giù, no? Mezz'oretta, alla fine mezz'ora no, però un'ora ci vuole per andare. Cioè, se tu mi chiami, vieni a fare un lavoro, io fra 2 ore sono a Milano, capito? Cioè non è una cosa così... Anche se devo dire, molti miei clienti a Milano pensano che sia, no, tipo le Seychelles. Sì, esatto. Sì, ma perché poi sai, l'isola comunque... Non so, crea quel fascino un po' esotico, no? Uno pensa, chissà che fatica, invece ci metti meno di me se trovo coda per arrivare in centro, cioè, alla fine se ci pensi. Esatto, quando mi trovo a Milano, mi ricordo certe volte, una volta mi ricordo, sono andato, volevo andare all'Ikea, no? Ho scelto l'ora sbagliata, arrivato alla strada, dopo un'ora sono andato indietro. Sei andato a quella di Cagliari, hai fatto prima. Sì, è vero, da Cagliari prendi mai quella di Genova.
prendi la nave, vai a Genova, E è più via. facile. Una volta un Meraviglioso. mio cliente mi chiama e mi fa, io ero in moto, mi ricordo, non ho potuto rispondere. Quindi quando arrivo, l'ho richiamato, gli faccio, ah, ciao, com'è? Tutto bene? È un'agenzia. Ah sì, ti ho chiamato per darti un lavoro, però ho pensato che eri in Sardegna, quindi l'ho dato un altro. Ma Mezz'ora. Insomma, vedete stupendo. due. Ma, tra l'altro, guardavo prima il tuo sito, no? Così, insomma, noi ci siamo conosciuti tramite Enzo Dal Verme, che peraltro saluto, insomma, che mi ha consigliato un sacco di persone interessanti da intervistare. E, insomma, vabbè, lui, come sai, persona fantastica. E ovviamente, insomma, sai, per osmosi ho detto, saranno tutte persone fantastiche quello che lui mi dice di voler intervistare, no? Poi sono andato a vedere i siti di ognuno e devo dire, oh, tutte personalità incredibili. Mi sono guardato il tuo sito e dicevo, mazza, ma quanta roba ha fatto? Poi, peraltro, tutto un po' diversa da, cioè, tutto un po', insomma, con vari stili, in varie situazioni. Davvero hai scattato di tutto. Vuoi sapere perché? Sì. Se fosse possibile, sì. Allora, devo dire che inizialmente ho iniziato, una volta che ho finito il corso allo IED, perché ho fatto lo IED, la scuola di fotografia, Sì, ho sal iniziato a cercare salutiamo lavoro. Tomesani, tra l'altro. Ciao Roberto. Che diciamo ci ha sopportato per tanti anni con i nostri problemi e cercavo lavoro. E il primo lavoro che ho trovato, cioè a parte i lavori così saltuari, il primo lavoro che ho trovato è un'agenzia di quelle che fanno un po' tutto a Milano, che fanno sia che vendono le immagini e fanno i servizi fotogiornalistici così. E nel giro di un po' di tempo cioè, ho cominciato a lavorare con loro. E piano piano, cioè, facevo un po' i lavori che gli richiedevano, quindi gli chiedevano una cosa, poi un'altra cosa diversa. E devo dire che il lavoro di agenzia alla fine ti sprona, ti fa fare tante cose diverse. Poi se consideriamo anche che alla fine quello che piace a me, come tanti fotografi suppongo, è scoprire cose nuove, fare ricerca, fare cose sempre diverse. Alla fine, se puoi fare cose nuove, non li tiri mai indietro, ecco, quindi alla fine diventa sempre una sfida. Ok, no, perché ho visto in queste interviste perlomeno, poi che insomma è un campione, diciamo, piuttosto, secondo me, calzante di quello che poi è il mondo dei fotografi, però te lo dirò quando sarò arrivato alla centesima, adesso siamo più o meno a metà, 50. E ho visto però, no, che ci sono due tipologie di fotografi, quelli che amano appunto sperimentare, espandersi, cercare, trovare cose nuove, eccetera. Anche in diversi ambiti della fotografia, e altri che invece preferiscono, come dire, trovata la loro nicchia, andare molto in profondità in quello. Quindi sì, sempre sperimentare, ma all'interno della loro nicchia. Tu in quale delle due sei? Beh, nella prima, assolutamente, assolutamente nella prima. Un po' perché mi piace, come ti dicevo prima, fare cose nuove. Un po' perché, diciamo, non trovi mai quella cosa che veramente ti piace più di tante in maniera assoluta, ecco. Cioè, ci sono quelli che hanno quella passione per la street, altri che hanno la passione, che ne so, per lo sport. E lì un po' diciamo che alla fine però è anche importante un po' la strada che prendi all'inizio, no? Perché per gli esempi che ho fatto, no? Se tu fai il fotografo sportivo è difficile che ti capitino altri lavori di, che ne so, di moda o viceversa, uno che fa street magari gli capitano tante cose, però un po' sì, un po' alla fine dipende un po' come ti va la carriera in base all'inizio, ai tuoi inizi. È un po' come sliding doors, no? Tu inizi, hai due strade, per caso ne prendi una e poi continui lì. Io ho fatto questa, ho intrapreso questa strada dell'agenzia che mi ha reso, diciamo, bravo a entrare in tante situazioni e riuscire a farle mie, no? E questa cosa, diciamo, che mi è servita, mi ha anche fatto divertire. Sei stato in qualche modo camaleontico fin dall'inizio. Sì, devo dire, sì.
Quindi tu sei stato chiamato a questa agenzia e quali sono stati i primissimi lavori? Inizialmente erano dei lavori per le redazioni. Ho fatto redazione, diciamo dei servizi di approfondimento per redazioni tipo, tipo Anna, che era una rivista che c'era una volta della Rizzoli, che se non c'è più, poi riviste turistiche come Gulliver, e quindi diciamo ho fatto tanti servizi per riviste così. Adesso diciamo un po' più difficile perché le redazioni non pagano più, non hanno più budget per questo genere di cose. Però il mio stile, che è sempre stato un po' lifestyle, piaceva, diciamo, alle redazioni in cui venivano richiesti degli articoli su argomenti, tra virgolette, scabrosi, come magari, non so, i malati di AIDS, oppure ho fatto, non so, foto di sui pedofili, servizi così, però io avevo uno stile un po' lifestyle, quindi loro piaceva questo modo, diciamo, non troppo aggressivo di trattare quegli argomenti. Per cui ho fatto tanti servizi con loro, e poi, sempre specializzandomi nello lifestyle, il passo naturale è stato quello di passare proprio al lifestyle, quindi foto di pubblicità che già facevo. Ok, quindi diciamo che tu sei arrivato dallo Yed con questa impronta lifestyle-esca. Ok, abbiamo coniato questo nuovo termine. E sei entrato in questa agenzia per la quale appunto il tuo approccio e la tua impronta ti hanno portato a, sì, in qualche modo destrutturare anche alcuni argomenti un po' più complessi e renderli un po' più fruibili, e, insomma. Boh, sì e no, in realtà lo Yed non mi ha dato proprio un'impronta lifestyle-esca. Perché il corso era di still life, quindi noi andavamo in studio, facevamo questi col banco ottico, questi scatti dove c'erano anche sei esposizioni per fare un'immagine complicatissima, un po' come si faceva negli anni 80, le immagini perfette, tutte complicate. Quindi io ho avuto questa impostazione, diciamo, precisina, di lifestyle, che mi piace tuttora fare lifestyle, mettermi lì, cioè scusa, still life, mettermi lì ore a fare la mia foto per riuscire a tirar fuori proprio un Meglio. po'. Però mi piaceva il lifestyle, quindi mi sono buttato, non grazie allo Yed, perché lo Ah, Yed. ok, no, pensavo fosse grazie a quello. No, beh, interessante però. Perché sono due approcci molto diversi, no? Forse il lifestyle è più, come dire, non mi viene la parola, comunque, come dire, opportunistico, nel senso che, cioè, devi cogliere il momento, no? Devi muovere. Dimmi se sbaglio poi. Invece il lifestyle è molto più complesso, devi più posato, cioè più, come dire, più strutturato, ecco. Sì. Sbaglio? No, no, devo dire però che io nel lifestyle ho un'impronta non molto casuale, cioè sono uno che abbastanza mi piace organizzare le cose, Ok. quindi se anche alla fine l'immagine ha comunque un'apparenza molto naturale, mi piace fare le persone che si muovono, che corrono, gruppi di persone così. Alla fine però io l'ho completamente organizzata quella scena lì, capito? Quindi ho briefato bene le persone perché facessero quello che gli era richiesto, ho organizzato bene i vestiti in maniera che fossero giusti per quel tipo di styling, quindi diciamo non sono propriamente un fotografo casuale, street, capito? Anche se mi piace fare lo street, però il mio lifestyle è sempre molto, molto voluto, molto ricercato, un po' come nello still life. No, in effetti, guardandomi anche un po' le pubblicità che hai fatto sul sito, adesso ne cito alcune, per esempio, hai lavorato per la Wall Street Institute, per Arena, per un botto di gente in realtà, tipo per Tiscali, Louboutin, eccetera. E una roba incredibile, per esempio, non so, nelle foto di Wall Street Institute, e c'è, lo spieghiamo per chi, insomma, poi andrà a vederselo sul sito, insomma, c'è questo mega maccherone enorme che irrompe nella scena investendo tutti e tutto. Ed è un'immagine molto divertente, però è eccezionale.
il nesso, no? Perché dice hai un inglese maccheronico, allora vieni da noi a imparare l'inglese. Che Beh, bellissimo. adesso io non è che mi posso prendere il merito di quella cosa perché l'idea era dell'agenzia che fa capo a Mauro Mercatanti, che è un creativo di Milano bravissimo, con cui siamo amici, ed era una sua idea ed è stato proprio uno stile di quel periodo che è continuato per questo tempo. La scuola d'inglese Wall Street ha continuato. Abbiamo fatto diversi soggetti con quel maccherone lì e quindi sì, è molto divertente Ecco, perché raccontami un po' come parte una pubblicità del genere, da dove si parte? allora, anzitutto devo dirti il tipo di cliente decide quello che devi fare. Per come sono fatto io, di solito il cliente viene a cercarmi quando ha delle idee precise, ma ha bisogno che io aggiunga un po' di creatività diciamo dell'immagine. Non sono un esecutore tecnico per cui il cliente mi dice fai questo e deve essere questo, no? Di solito quando mi ingaggiano è perché hanno bisogno che ci metta un po' del mio. In quel caso lì, diciamo, invece è proprio c'è un layout preciso dove c'è proprio vengono richieste delle dimensioni specifiche, perché poi va inserito del testo e quindi diciamo viene in quegli scatti lì in particolare sono stati fatti tantissimi scatti che poi sono stati uniti, no? Uno scatto è fatto in una metropoli. Che poi in realtà l'abbiamo fatto a Milano, ma sembra che sia sembra New York, un taxi di New York. Insomma, sono tante foto che sono state unite, il maccherone ovviamente, fotografato in studio. E l'agenzia, diciamo, che decide un po' tutto. No? Io in quel caso eseguo, però poi ci metto il mio, anche per la post-produzione, lo stile fotografico poi un'immagine forte alla fine, cioè non può essere soltanto un'immagine, un'idea, no? Ok, quindi diciamo che si parte da, in questo caso, cioè ci sono due, da quello che ho capito, due clienti di due tipologie di clienti. Il primo che ti commissiona qualcosa di ben definito e tu sei, diciamo, tra virgolette, un mero esecutore, ovviamente poi mettendoci sempre del tuo, però sei molto più orientato a delle linee guida ben stabilite. E altre volte invece il cliente viene da te e ti dice: senti Stefano, dobbiamo strutturare un lavoro insieme, come potremmo fare? Sì, esatto. O magari comunque hanno magari delle idee di massima, no? E poi insomma si aspettano che io ci metta del mio. Comunque molto spesso, anche quando capita che il cliente abbia delle idee precise e voglia proprio quella cosa lì, io gliela faccio sempre uno scatto, cioè perché, sì, Ed è comunque io giusto. quando devo fare un lavoro mi immagino già come sarà quel lavoro lì e ho la mia visione, poi lui c'ha la sua, io gli faccio la sua come me l'ha chiesta e poi gli faccio un'alternativa di solito, anche perché sono abbastanza veloce nel lavorare, cioè sono uno diciamo che riesce a ottimizzare bene i tempi, quindi un paio di alternative gliele do sempre al cliente. Ma sai che questa cosa che hai detto, cioè quella di dire il cliente mi commissiona A, io gli faccio A, però poi ci butto dentro anche il B, che è la mia versione, diciamo. E credo, se, cioè se uno dovesse chiedermi oggi qual è il segreto per in qualche modo affermarsi nella fotografia, io credo che uno dei segreti sia questo, nel senso comunque cercare sempre di far vedere la tua visione al cliente, no? Perché non si sa mai cosa succede, capito? Sì, e soprattutto sai cosa serve? Perché tu alla fine fondamentalmente devi farti un tuo stile che sia riconoscibile, altrimenti è più difficile imporsi come fotografo. Quindi tu, per farti un tuo stile, se tu hai i primi 100 lavori, ognuno ti dà una roba diversa, quello vuole la luce bianca e nera, quell'altro vuole molto chiara, quella molto scura, difficile che riesci a farti il tuo stile. Quindi una cosa che si può fare è sempre fare un'alternativa a quello che ti ha chiesto il cliente con uno stile più personalizzato, in maniera che se il cliente la vuole, bene, se no ti rimane come scatto per il tuo portfolio, no? Quindi alla fine tu riesci comunque a crearti un pacchetto di immagini che sono proprio tue e quando ti presenti sei più riconoscibile.
Chiaro, bellissimo. E quindi allora tu hai iniziato appunto con questa prima agenzia e poi da lì si è innescato un percorso per il quale sei entrato in contatto con altre agenzie oppure per qualche tempo hai variato anche altri lavori, provato altre cose? Allora, dunque, no, il primo lavoro che ho fatto, questo lo devo dire. Dai, dillo, ti prego. È stato perché un mio amico della scuola, Adriano, è dovuto partire in militare e mi ha passato questo lavoro che era fare ritrattista e radio DJ. Così, un lavoro così, capito? Vabbè, va bene. Quindi mi ritrovo buttato lì a fare questi, a fotografare per la prima volta, vabbè, c'era Albertino, Linus, Amadeus, tutti quanti, un mega set per fare, che gli ho sbagliato le foto completamente. Sì? Wow! Non c'è, completamente nere. Allora, ovviamente, la classica scusa, ma il laboratorio, al giorno d'oggi, non si può più fidare del laboratorio. Sarà quello. Allora, loro non lo sanno mai, speriamo che non mi senta Linus, scusa. Hanno... A quel punto allora mi ha detto, ma sì dai, rifacciamole, le abbiamo rifatte, e poi la volta dopo sono partito con i cantanti super di punta dell'epoca, Boy George, Simply Red, così all'epoca, poi Duran Duran, faceva tutti i cantanti così, no? Quindi questa, vabbè, te lo volevo dire questa vabbè, cosa. Beh, mi sembra un inizio, come dire, abbastanza scoppiettante, ecco, cioè. Esatto. No, poi comunque la mia impostazione è sempre stata quella pubblicitaria, anche perché allo IED sono bravissimi a darti un'impostazione da professionista pubblicitario, perché tu, a parte il lavoro, cioè in sé, la foto in sé, loro ti spiegano un po' ti formano come professionista. Quindi quello che io ho sempre cercato è il lavoro pubblicitario tramite agenzia. Quindi parallelamente all'agenzia, diciamo, che avevo a Milano all'epoca, cercavo sempre di difendermi come fotografo pubblicitario, e piano piano fai sempre lavori più grossi, quindi alla fine riesci, no, a fare. Invece, anche un'altra cosa che mi è capitato di fare con questa agenzia è stato la foto di stock, che è questa cosa che pochi conoscono, ma è un mercato abbastanza conosciuto e è richiesto dalle agenzie pubblicitarie, no? E loro all'epoca, queste agenzie qui, l'agenzia per cui lavoravo assieme ad altre agenzie di Milano, avevano questi libri enormi di foto e li distribuivano ai clienti, ed erano dei cataloghi di Getty, Tony Stones, Fotonica, che erano dei cataloghi con delle foto con un numeretto sotto, foto di stock, cioè di vari argomenti, sia lifestyle, per esempio argomenti al mare, la coppia al mare, il gruppo in montagna, cioè varie foto che poi potevano essere utilizzate per pubblicità o anche redazionale. Allora, la mia agenzia quell'anno, dopo un paio d'anni che ero lì, mi aveva chiesto se volevo fare delle produzioni loro, perché si voleva mettere in proprio. Quindi mi ha incaricato di fare queste produzioni di stock. E ne ho fatto il primo anno 50 produzioni, sì, è diventato un lavoro a tempo pieno. In pratica che succedeva? Che io organizzavo tutto, mi trovavo il truccatore, lo stylist, i modelli, andavamo, cosa ne so, al mare a fare la produzione della coppia al mare, montagna oppure al bar, al ristorante. E quindi nel giro di qualche anno mi sono fatto così tante produzioni che avevo un'esperienza anche di lifestyle, diciamo, molto, molto importante. Quindi, per intenderci, le foto di stock sono quelle foto che un fotografo fa non per una campagna precisa, ma sono foto, come dire, che una persona può acquistare
e riutilizzare per delle campagne future a suo uso e consumo in base a quello che ha bisogno di fare, no? Su un catalogo dove ce ne sono moltissime. Esatto, moltissime nel senso di milioni di foto. Tu vai in questi siti, digiti delle parole chiave, tipo uomo, gelato, bar, e ti vengono fuori migliaia di foto, e le agenzie, diciamo, pubblicitarie utilizzano queste immagini anche per la loro, diciamo, ricerca creativa. Cioè, se un'agenzia, il cliente gli dice: guarda, vogliamo fare la foto del nuovo prodotto della Algida, per dire un gelato, allora cosa fanno? Fanno esattamente così: uomo, donna, gelato, coppetta oppure al mare, e vedono tutte queste foto e si fanno venire delle idee, magari fanno un layout in base alla foto che gli piace di più, alla foto che loro vogliono spingere. Ah, ok, interessante questo. Sì, poi alla fine può succedere che il cliente scelga quella foto lì, oppure gli dica: facciamola nuova, perché mi piace, ma il ragazzo, per esempio, è biondo, io lo voglio scuro, per dire, no? Mm-hmm. E lo rifanno. Chiaro. E invece all'inizio però non era così, perché ovviamente... Cioè, c'erano già i siti o c'erano più... No, i siti sono... Allora, l'anno esatto non te lo so dire, però io ho cominciato nel 95 a fare questa cosa qui, e non c'è, no, c'erano questi cataloghi, erano questi libri, che erano proprio libri enormi, cioè libri così grossi con un sacco di foto dentro. Diciamo che quando ho incominciato io, è incominciato già il mercato online. Quindi in quegli anni 95, 96, 98 hanno cominciato a mettere online le foto. Quindi non vorrei sbagliarmi sui tempi, però mi sembra che sì, insomma. Tu eri già online in quel periodo? Allora, forse io mi ricordo che ho cominciato nel 95, non ricordo quando le foto sono passate online, forse nel 98, dai, adesso non vorrei, non voglio dire, insomma, stupidaggini, però sì, è cambiato completamente tutto, perché quei libri lì erano un costo enorme per l'agenzia, per immaginarti quanto costa stampare un libro fotografico, dove tu devi mettere comunque la qualità altissima, perché il cliente, se vede una foto scadente, non la compra. Certo. Quindi, ok, quindi è la stessa cosa che cioè che è oggi, ma in realtà oggi è molto più fruibile, più gestibile. Una volta era molto più difficile perché andava stampata, quindi poi dovevi girare al cliente, insomma c'era sempre questo scambio di... Come si è evoluto nel tempo questo mercato? Si è evoluto come sono evolute molte cose nel nostro mercato, che con la rete e con il digitale, diciamo, c'è stata molte più opportunità per tanti altri fotografi, per cui... diciamo, mentre prima per l'agenzia permetterti, diciamo, la tua foto nel librone, doveva prima verificare che tu fossi uno, diciamo, che era in grado di fare di tot foto all'anno, per cui ti prendeva nel suo parco fotografi e ti faceva dei test prima di prenderti, no? Poi alla fine ti prendeva e tu, le tue foto le mettevi in questi libroni, in questi cataloghi. Adesso con l'online, anzitutto è più facile per un fotografo proporsi, no? Perché prima dovevi essere uno molto ingegnoso, dovevi dire: cosa faccio? Vado lì, guarda, mi trovo un libro, dove lo trovi? Ce l'avevano tutti, ce l'avevano le agenzie. Adesso trovi il sito online e lo puoi benissimo, puoi contattare benissimo l'agenzia. In ogni caso, fare le foto non è più come una volta, puoi farne tante di qualità e in quantità con il digitale, mentre prima dovevi farti le diapositive, insomma, spendere per il materiale, quindi fare una produzione di stock prima era un costo, adesso diciamo, puoi anche farla a costo bassissimo, quindi le proponi e l'agenzia te le prende e alla fine puoi già cominciare a lavorare. Ok, io non so perché, ma le fotografie di stock, e poi leggo un sacco di commenti che sono arrivati, ma la fotografia di stock io l'ho sempre pensata tipo still life, no? E invece con lo still life ha davvero poco a che fare, nel senso che comunque è una parte molto marginale, no? Anche perché poi pensarci effettivamente
è più probabile che, per esempio, richiedano foto, non so, della famiglia felice, della coppia in spiaggia che cammina, questa roba qui, no? Sbaglio? Sì. No, no, anzi, ha a che fare molto con la capacità di realizzare quella singola immagine. Tu agenzia, se il cliente ti chiede di fare la foto della caffettiera, cioè lui ha la sua caffettiera, per dire, cioè lo still life, fatto per scopi pubblicitari, di solito viene fatto su quel prodotto che ti dà il cliente. Mentre invece uno scatto, non so, dell'orologio sportivo di qualità, tu prendi un bel modello sulla barca e ci metti sotto una bella foto, la fai in bianco e nero, e sotto ci metti l'orologio che hai fatto fotografare e diventa una pubblicità comunque, capito? Quindi una foto lifestyle ha molte più possibilità di essere venduta, perché diciamo è più difficile da realizzare. Tu quando vedi già i modelli nella foto, vedi che quel modello lì è esattamente quello che tu avresti voluto, perché ti piace quella posizione così, e quindi è più facile comprare una foto così che non pagare un fotografo, mettere in piedi tutto quello che serve per farla la foto, quindi modello, truccatore, stylist, spostamenti, andare al mare, noleggiare una barca, capito? Certo. È ovvio che è molto più vendibile come stock, mentre lo still life raramente servirà una foto già fatta di still life, perché è poco utilizzabile. Almeno ti faccio un paio di domande dalla chat e poi te le faccio un po' io. Allora, Barbara chiede: ancora oggi è mercato la fotografia di stock? E Mirko, te le leggo entrambe perché sono, diciamo, correlate. Mirko Salvadori chiede: interessante la fotografia di stock e micro stock, varrebbe la pena ad oggi lanciarsi in questa tipologia di mercato? Punto di domanda. Allora, primo ragazzo si chiama? La prima ragazza si chiama Barbara Rosselli. Ok, per Barbara dico che sì, io lavoro ancora al mercato di stock, anche se diciamo non si fanno i numeri di una volta, no? Ha senso, nel senso, ha senso nel senso, scusate. No, la foto di stock ti permette di fare, come dicevo prima, sperimentazione, i tuoi lavori con il tuo stile e poi puoi cercare di venderle, quindi insomma hai una doppia utilità in questo senso, no? Quindi sì, ha un mercato ancora. Per quanto riguarda la seconda domanda, quella di Mirko, esatto. È correlata, sì, perché alla fine diciamo che il micro stock è un po' quello che ha affossato lo stock, no? Il micro stock, da quando è iniziato, che è iniziato prima piano piano sotto banco, con dei prezzi bassissimi, mentre diciamo per un amatore o uno che ha un altro lavoro e fa la fotografia come passione, alla passione della fotografia, può dare le sue foto, metterle lì e magari a fine anno, cosa ne so, si fa anche una vacanzina, che ne so, Barcellona, per dire. A Cagliari. Venite a Cagliari. Ti viene a trovare. In realtà però questo mercato, che ha dei prezzi bassissimi, ha piano piano fatto cadere il mercato principale, che era quello dello stock. Quindi diciamo che inizialmente io, per fare una produzione di stock, avevo bisogno di investire soldi, perché devo pagare dei modelli, quindi mi poteva costare anche una produzione, anche 3.000 euro, per dire, non fare una produzione di stock. Okay. Dai 500 ai 3.000 euro. Adesso questa cosa qui non si può più fare, perché col microstock i lavori si sono così abbassati, perché magari un fotografo che ha bisogno di farci esperienza, ci investe anche nelle sue foto, e quindi fa delle foto anche belle, le mette online e le vende a pochi centesimi. Questa cosa, tu capisci che se il cliente piano piano vede che le foto
che prima le pagava diciamo centinaia di euro, le può comprare anche pochi centesimi, è ovvio che prima o poi come minimo prima cerca nel Microsoft e poi se non trova la foto nel Microsoft va nello stock. Per chi non lo sapesse, sono due canali diversi. No, esatto. Spieghiamo un attimo la differenza che c'è tra stock e microstock, perché io per esempio non lo so. Ho risposto a Mirko che lo sa, però qualcun altro non lo sa. Ci sono il mercato dello stock e il mercato dove, appunto, di cui ho parlato fino adesso, tu fai le tue foto, le metti lì in vendita e poi vengono vendute a prezzi di mercato. Prezzi di mercato, nei fotografi super giù le sanno, i prezzi di mercato, quanto può costare una foto, diciamo, per un redazionale, per una pubblicità, no? A seconda di quello che serve, ti davano un compenso. Sempre un po' meno che farla fare, ovviamente, perché alla fine una foto di stock tu la puoi vendere anche 3 volte al mese, capito? Certo. Cioè, non è che la vendi e poi basta, è l'esclusiva, la dai a quel cliente, tu la foto la puoi vendere anche 100 volte all'anno. La foto di Microstock è stata, diciamo, è un nuovo canale che si è inserito parallelamente allo stock con dei prezzi bassissimi, per cui cioè, ovviamente i fotografi come me non hanno mai dato foto per il Microstock, ma poi piano piano le agenzie grosse che facevano stock hanno dovuto, diciamo, abbassare le loro aspettative e si sono comprati anche le agenzie di Microstock, quindi hanno cominciato parallelamente a vendere le immagini sia sul mercato Microstock sia sul mercato stock. Una stessa foto, magari non stessa ma molto simile, una costava 5 euro l'altra costava 500 euro. Chiaro che è una condizione un po' strana che piano piano fa sì che il mercato si abbassa del tutto. Allora, il mio consiglio è questo: se potete lavorare per le agenzie grosse è meglio, perché comunque sia sono sempre hanno dei mercati di distribuzione più importanti. Per iniziare, vabbè, uno fa quello che può, ovviamente, però se un'agenzia è piccola non ha un mercato di distribuzione mondiale, va a finire che già una foto che vende 5 euro oggi, 5 euro tra 2 settimane, a fine anno ti fai 300 euro di tutto, quindi nel senso è un po' svalutare le proprie foto inutilmente, secondo me. Chiaro. Tra l'altro Eulalia Calamida o Calamida, non so quale sia il cognome, professionalità, un vero artista, creativo, preciso, cura meticolosamente per i particolari, niente è lasciato al caso, vero amore e passione per il suo lavoro. Insomma, complimenti Stefano, te, ciapa lì e porta ca. Grazie Eulalia, e tutti noi. Meraviglioso. Tra l'altro in tantissimi poi ti fanno i complimenti per il sito, che sono andati a vedere, per esempio Michaela Zugliani, Mirko, insomma Barbara, tantissimi ti fanno i complimenti. E io invece quello che volevo chiederti è questo: visto che ho capito che lo stock quindi non è still life, ma anzi è proprio costruire un set, anche investire nel costruire un set ad hoc per delle foto e comunque poi gestire i vari modelli, la location, le giornate, tutto, perché poi immagino che per la foto di stock non ci sia nessuno che ti dice, ti dia delle linee guida, no? Sei tu che in qualche modo devi capire cosa potrebbe funzionare, sbaglio? Ni. Ah, ok, spiega, no, perché non so, No, allora, guarda, il 99% dei casi è come dici tu. Okay. Diciamo che quando lavori da tanto tempo come me, lavori, diciamo, fianco a fianco con le agenzie di stock che a quel punto quando faccio le produzioni io vengono proprio la mia agenzia di Londra, vengono da Londra, facciamo le produzioni insieme, oppure anche posso farlo anche da sola, ecco. Comunque diciamo che le agenzie investono un po' di più su fotografi esperti, altrimenti sì, come dici tu ti organizzi da solo e fai tutto da solo, che è una bella scuola. Infatti volevo dire, quello che volevo chiederti è proprio questo, cioè quanto ti ha aiutato poi lavorare nello stock su poi il tuo lavoro professionale tradizionale, chiamiamolo? Guarda, moltissimo, moltissimo, dico la verità, moltissimo, è una cosa che consiglio a tutti, perché quando tu devi fare
quando fai una produzione non devi, non è come fare una foto, diciamo, per un cliente che ti dice: allora voglio la foto della birra con il gruppo di ragazzi in spiaggia che ballano e ridono, per dire, e tu devi organizzare la foto così. Quando fai stock, ti porti sempre il gruppo di ragazzi in spiaggia, ti porti la birra, ma ti porti anche i panini, ti porti il surf, ti porti il ciambellone, ti porti l'ombrellone, e fai tante situazioni diverse, perché più fai situazioni e più hai possibilità di vendere quella foto. Quindi che succede? Che non so, hai un gruppo di ragazzi, fai i ragazzi che si divertono, poi puoi fare la situazione, non so, dei ragazzi che bullizzano uno di loro, puoi fare puoi fare i ragazzi che si schizzano in acqua, uno che dorme sotto l'ombrellone, gli altri gli tirano l'acqua. Cioè, hai tantissime situazioni che puoi fare e tutte sono potenzialmente delle immagini pubblicità, cioè delle vendite pubblicitarie. Quindi questo, diciamo che è una bella scuola, perché ti insegna a vedere le cose innanzitutto dal pubblicitario, perché poi dopo tu alla fine vedi le foto che hai venduto, no? Tu hai un resoconto mensile con la foto che hai venduto di più. La mia foto best seller un anno erano due mani che si stringevano così, per dirti. Una foto, un dettaglio, e l'ho venduta 3.000 volte. Quindi alla fine cosa fai? Una volta dopo ne fai un'altra, magari con un'altra angolazione. Chissà mai che magari cambia le mani, cambia... Esatto, magari la fai più giovanile, mentre prima c'era la giacca, questa la fai più freak. Certo. Cioè, hai la possibilità di vedere quali sono proprio le richieste del mercato pubblicitario mondiale. E questo ti aiuta moltissimo come professionista, perché non vai a caso facendo delle immagini, ma puoi lavorare proprio sulla base di quello che hai visto, che ha venduto, e quello che ti dice l'art director. E credi che la tua... scusami, finisci pure. No, dicevo, tieni presente che le agenzie mandano mensilmente, anzi settimanalmente, delle relazioni con le immagini più richieste. Non so, gli art director, quando fanno le loro richieste online, fanno le ricerche, come dicevo io prima, no? Uomo, gelato, mare. L'agenzia sa che l'uomo al mare congelato è molto richiesto, capito? Quindi vanno le fotografie e mettono quel tipo di indicazione, dicono: guardate ragazzi, fatemi la foto così, perché ce ne sono poche, per dire. Ok, sì, assolutamente. Vabbè, interessante. E, peraltro, tu dicevi prima che sei un fotografo abbastanza veloce, e probabilmente proprio per questo, no? Perché mi immagino una giornata in cui devi fare delle fotografie di stock che non è la foto, ma sono le foto. Peraltro, anche se la situazione è uguale, ma in realtà poi tu devi ricreare tanti set, tante cose diverse all'interno della stessa giornata, se non sei veloce, cioè, porti a casa meno materiali in quel caso, no? Quindi, credi che tanta la tua velocità derivi da lì? Sì, arriva da lì, o forse semplicemente faccio questo perché sono veloce. Io un po' una cosa che ho avuto fin dall'inizio, mi ricordo a scuola quando eravamo allo IED, noi avevamo il nostro set così, e dovevamo presentare un progetto giorni prima e fare organizzare il set e fare una foto. Io andavo dai professori e dicevo: ragazzi, ma se ne faccio due o tre? Era: no, dai, non si può, dai, guarda, facevo già il progetto, e alla fine qualche volta riuscivo a convincerli e facevo, diciamo, magari tre foto in quel tempo lì, capito? Poi mi rendo conto... Avevi già questo imprinting in qualche modo, allora. Forse sì. perdere tempo. Cioè, e poi, quindi tu hai fatto agenzie, ti sei spostato un po' sullo stock perché ti è capitato, e poi questo mondo... Cioè, quando facevi stock continuavi a fare lavori tradizionali, oppure hai interrotto per fare un periodo e poi sei tornato nel lavoro tradizionale? No, io lo stock non l'ho mai interrotto. No, ce l'ho sempre in testa. Quando mi capita, per esempio, di fare dei, non so,
dei redazionali, per esempio. Mi capita di fare dei redazionali per queste riviste che mi mandano a fare, non so, il food, no? I ristoranti in giro per l'Italia. Mi capita la bottega con la signora anziana, così, gli dico: signora, le dispiace se la sua foto, faccio la foto va in giro così e io la vendo? E lei: no, no, mi faccio fare una liberatoria, faccio la foto. E quindi io tante immagini le ho anche, diciamo, fatte durante altri lavori. Mi capitava, cioè, se l'immagine andava bene, io la vedevo già prima che era l'immagine potenzialmente da stock e mi facevo fare liberatori. Ok, quindi diciamo che è proprio una visione del mondo in qualche modo, no? Cioè, deve diventare una forma mentis lo stock, perché se no non riesci... Perché ci sono delle immagini che tu, devi essere veramente multitasking, perché tu quando fai una cosa devi vedere che quella foto lì può essere anche fatta in un'altra maniera. Cioè, stai facendo una foto per una cosa pubblicitaria, sai che ovviamente quella foto non puoi usarla perché quella foto è esclusiva per un cliente, però se lì vicino c'è una cosa che puoi fare senza togliere tempo al lavoro del cliente, la fai e potresti anche aumentare le tue vendite. Quindi sì, bisogna essere un po'... è un po' una questione di forma mentis, secondo me. Bisogna essere multitasking. Chiaro. Invece parliamo del... Ok, quindi argomento stock, direi una V l'abbiamo messa, smarcato. Ok, a posto, siamo a posto così. E invece parliamo un po' di delle tue pubblicità, insomma, di tutti i lavori che poi hai fatto a Milano negli anni. Raccontami un po' di, insomma, delle pubblicità più divertenti, gli aneddoti più interessanti che ti sono capitati sul lavoro. Ce ne sono tantissime, immagino. Ne capitano di tutti i colori, guarda. Mi ricordo una volta stavo facendo questa foto, c'era questa ragazza che aveva questa camicia con i bottoni automatici, no, di jeans, ed era una pubblicità per, non so, per pasta, qualcosa del genere. E allora era americana e io, con il mio inglese, diciamo... maccheronico, per rimanere in tema. Esatto. Facevo sta foto e gli dicevo: allora, sorridi. E lei: ma di più, un bel sorriso. Faceva sorriso. Con i denti. Io volevo dire show me your tits. Io ho detto show me your tits. La ragazza con la camicia i clienti ok, Stefano, forse non ha capito. No, meraviglia, geniale. Sì, guarda, di queste cose ne capitano tante, perché poi a volte lavori con delle persone molto simpatiche. C'era un'altra volta una ragazza, c'era questo lavoro, avevamo il parco, mi ricordo se Parco Lambro, oppure non so se mi ricordo, e c'era, lei era sorridente, era una ragazza molto carina, molto, molto... Una biondina con le lentiggini. A un certo punto, non so cosa stava facendo, sempre gli ho detto qualcosa tipo sorridi, e si prende, si toglie i denti e rimane senza denti. Ma come è possibile? La ragazza è giovane, non c'aveva i denti. Guarda, tutti così, ovviamente con questa ragazza. Insomma, con i denti c'è un qualche problema, comunque, abbiamo capito, eh? Sì. Cioè, però... in inglese anche, forse credo che dovrei un po'... Sì, un po'... Sì, evitiamo, insomma... Invece quali sono stati i momenti... Sai, io credo sempre che ci siano stati dei turning points, quindi dei momenti di svolta nella carriera di un fotografo, no? Quei momenti che comunque ti hanno dato... appunto il là a nuovi scenari, a nuovi eventi, a nuove cose, e iniziamo a parlare di questi. Sì, allora ne ho avuto diversi. Per qualcuno ho saputo cosa
cosa perdevo, altri cosa non perdevo, cioè non l'ho mai saputo. Il primo, per esempio, quando sono andato in questa agenzia all'inizio, avevo guardato, andato in varie agenzie a Milano e avevo avuto due richieste, una con l'agenzia per cui ho lavorato e un'altra che era molto più importante. A me però mi aveva piaciuto più la prima e non sono mai andato per l'altra. Cioè, alla fine avevo detto, guarda, ho già fatto con loro. E questa cosa, alla fine, mi è sempre rimasto il dubbio. Chissà come sarebbe andata, no? Se avessi scelto l'altra agenzia, magari. Voglio dire, non puoi mai sapere, no? Certo, però mi pare che ti abbia aperto, come dicevamo, tante porte, no? Sì, certo. Invece un'altra cosa che è stata veramente strana è quando un po' prima di trasferirmi a Cagliari mi avevano contattato le Bouten e cominciano a farmi fare delle foto delle scarpe. Per le ragazze che sono in ascolto, sanno che le Bouten sono, diciamo, tra le scarpe più belle al mondo. Probabilmente, purtroppo, lo sanno anche i ragazzi. Esatto. Insomma, mi ricordo la prima volta che mi è arrivata questa scatola, c'erano tipo 200.000 euro di scarpe, una scatola così, e ho cominciato a lavorare con loro. Poi a un certo punto mi dicono, guarda, vorremmo fare stiamo cercando un fotografo per l'Italia, vogliamo trasferire la produzione delle foto da New York all'Italia. E io ho detto, va bene, io sono disponibile, però vogliamo fare una gara, ti mettiamo insieme ad altri fotografi, andiamo a Super Studio, 3 giorni intensi con tanti fotografi che andavano lì a fare, gli davano 2 scarpe, una borsa, fotografala, e volevano vedere cosa erano capaci di fare. Io con lo still life sono sempre stato abbastanza forte, nel senso che è una delle cose che mi viene bene, perché sono uno preciso. E poi lo still life mi piace perché mi piace vedere un oggetto e cercare il lato migliore, cioè mi soffermo, non è che lo vedo come un oggetto così, anche per oggetti banali mi piace, insomma. Quindi dopo 3 giorni bene, poi fanno un'altra prova ancora, insomma questa cosa è durata tipo 1 anno e mezzo. A quel punto io, sì, era un portone grosso che dovevano fare. Io nel frattempo mi ero trasferito a Cagliari. Perché? Tanto questi non chiamavano, dici, tanto che si muovono io mi trasferisco. Dopodiché mi chiamano, vieni che ti dobbiamo parlare. Io vado e mi dicono, guarda, ok, senti, non facciamo più foto delle scarpe, però in compenso ti prendiamo, se hai vinto tu la gara, diventi tu il nostro fotografo. A quel punto avrei dovuto stare tipo 5 giorni a Milano e tornare il fine settimana a Cagliari, cioè diventava una roba impossibile, e quindi ho dovuto rinunciare, ma perché mia moglie aspetta, però avresti potuto dirle, cara, ti porto a casa 2 paia di scarpe alla settimana, e allora lì avrebbe esatto. Tra l'altro mia moglie fa la stylist, Rossella Ortu, la saluto, ed è bravissima come stylist, andatevela a vedere sul suo sito rossella.biz, ed è stata veramente fondamentale per la mia carriera, perché, cioè, se non ce l'avete, vi consiglio di trovarvi una fidanzata stylist, perché brava, perché a quel punto il vostro lavoro migliora notevolmente. Beh, in effetti sì, meraviglioso. Non ti ho scelto per quello, Rossella, non è... Ok, e quindi no, invece momenti difficili, diciamo, a fasi che della tua carriera in cui hai detto, aia, qui la situazione si mette un po' così. Allora, una cosa che non consiglia nessuno, che mi ha messo in difficoltà, è stato quando
ho avuto un contratto con un cliente importante, mi ha detto dai facciamo sta roba qua, facciamo lavori sempre, facciamo un lavoro importante, mi dava un sacco di soldi all'anno per quell'anno lì, poi anche l'anno dopo, e io sono contento perché cioè, c'è il culo parato, fai le tue cose, sei in grado di organizzare bene quelle cose che devi fare. L'unica cosa che a un certo punto mi ha detto, beh, dal mese prossimo basta. Quindi a quel punto in 2 anni io avevo perso i contatti con i miei clienti che, e da lì ho deciso di differenziare. Cioè, consiglio che posso dare, mai puntare su un singolo cavallo se si fa questo lavoro di freelance, perché il momento in cui dopo quel lavoro lì, che sembra anche sicurissimo, perché poi i clienti ti dicono, ah sì, guarda, sono contentissimo, bravo, bravo, bravo. Poi il giorno dopo ti possono anche mollare per ragioni che non dipendono dalla tua bravura o dal fatto che sei simpatico o uno stronzo, insomma, cioè, magari robe d'ora aziendali, e quindi a quel punto ti trovi veramente a dover fare tutto da capo. Quindi certo, una cosa che non farei è quella lì. Eh sì, perché da freelance, riflettevo su questo concetto, no? Freelance, già hai la parola free nel titolo, uno dice, ah wow, sono libero di fare quello che voglio. In realtà poi non è che è sempre così, perché alla fine comunque non è che hai un capo, hai tanti capi. Poi se capita appunto la persona che ti dice, guarda ti do tanti lavori durante l'anno, allora tu ti focalizzi solo su quello, però hai molte meno garanzie rispetto al lavoro dipendente da freelance. E in più, effettivamente, come dici tu, magari nel tempo ti sei costruito una rete di contatti, trovi il super cliente, ti affianchi a lui, dici, ok, rest, right, just fucking on the line, andrò avanti così per tutta la vita, e poi però in realtà, se questo molla, tu rimani fregato, devi ricostruirti tutto a capo. Sì, non è... E tu come hai fatto a ricominciare in quella situazione poi? Beh, devi tornare dai tuoi vecchi clienti, farti rivedere, cioè farti vedere, fare, insomma, cercare di ricrearti i contatti, e sperare di non aver chiuso i ponti definitivamente. Poi una cosa che non conviene mai fare è chiudere i ponti. Io l'ho fatto una volta con un cliente e mi sono pentito per tutta la vita. Non perché era un cliente importante, però cioè, dire a un cliente, guarda, veramente, non ci voglio lavorare con te perché sei troppo micragnoso. È meglio chiudere, cioè, simpaticamente, senza fare tanti polemici. Okay. Ma queste sono cose che si imparano col tempo, perché inizialmente magari quando siamo più giovani siamo un po' più, ci diamo un po' più aria, no? Pensiamo di essere bravi e non vogliamo che gli altri ci trattino come delle mezze calzette. E quindi alla fine, dopo, quando hai più esperienza, sai tu quello che vali e quello che ti dicono gli altri non ha importanza. In una situazione normale, nel senso ovviamente non in questo periodo, ma intendo dire in una situazione normale, quante volte vieni a Milano per lavoro? Oppure, cioè, scusami, no, la domanda è questa, nel senso, sì, so che tu vieni spesso a Milano, ma vai anche in altre parti d'Italia? Quanto spesso ti muovi per andare a fare i lavori lontano da casa? Ma, diciamo, tieni presente che poi col tempo, nel tempo che sono stato a Cagliari, ho trovato clienti anche a Cagliari. Quindi, okay. Cagliari Turismo, hotel, agenzie pubblicitarie di qua, agenzie pubblicitarie di qua che lavorano a Milano, perché c'è agenzie buone, ce ne sono anche a Cagliari, che hanno clienti anche diciamo nel mercato più grosso. Ma per rispondere alla tua domanda, diciamo da una volta alla settimana, a volte ogni 2 settimane, dipende un po' dagli anni. Okay. Ci sono certi lavori che un anno mi è capitato di fare neanche da tanto, sono stato in tutto il mondo in un anno, dall'Argentina al Kenya, a Bulgaria per lavoro, poi l'anno dopo niente, sono dovuto andare in vacanza, perché sennò non... E il freelance è un po' così, no? I lavori fai dove ti dicono di andare.
No, sai perché ti chiedo? Perché io vivo a Varese, anzi in realtà nel ghetto di Varese, ad Azzate che è un paesino, no? E piena campagna. E tanti hanno il mito di Milano, no? Dicono, se solo fossi a Milano, se solo riuscissi a essere a Milano sarebbe tutto diverso, eccetera. E invece vedere una persona che comunque ha fatto il percorso che hai fatto tu, quindi comunque ha vissuto una vita come fotografo ed ha ancora mille contatti, mille giri, mille cose, pur non essendo comunque a Milano, ma comunque lavorandoci spesso, credo che sia super interessante, soprattutto se vieni, insomma, da un'isola, che è ancora più complesso, no? Cioè, anche, magari non lo è, però mentalmente per noi, capito, l'isola è qualcosa di a sé stante, più lontano, più difficile da gestire. In realtà poi dimostra più. Per voi Lombardi, l'isola è Seychelles. Capito? Sì, esatto. Cioè, io, per me, capito, è l'altra parte del mondo. Invece no, invece è molto più cioè, è assolutamente fattibile, tu ne sei l'esempio concreto di questo. Sì, diciamo che allora, un po' è dovuto al fatto che, come ti dicevo, negli anni, il cliente sente meno l'esigenza di vedere il cliente che va lì, il fotografo che va lì a proporsi, no? Non ha più senso. Mi ricordo esattamente quando è successo lo stacco, no? Andavo da questa redazione, praticamente facevo tantissimi lavori, andavo e gli portavo le mie foto. Ah, guarda questa, bene, bene, bella, bella. E un bel giorno mi hanno detto: no, da oggi riceviamo solo il giovedì. E io, scusami, devo fare la fila, se qui faccio due servizi alla settimana. No, no, tu vieni, passi davanti agli altri. Questa roba un po' mi scocciava, passare davanti agli altri fotografi, erano in fila da ore. Insomma, e lì mi sono reso conto che il fotografo diventava un momento che fa perdere tempo alla redazione. La redazione ha cominciato a ottimizzare i tempi, di conseguenza anche il numero di fotografi che vanno, se è eccessivo, gli fa perdere tempo. Quindi io, diciamo, faccio contatti online, vado da cliente. Molto spesso cliente, diciamo, cliente un po' all'antica preferisce che vada, preferisce che vada. In quel caso vado, mi organizzo, E poi faccio. in questo periodo io credo che, ovviamente insomma è un periodo particolare, difficile, eccetera, ma tra i punti forti ci sia proprio il discorso che ci permetta ha permesso a tutti di capire la potenza dell'online e di conseguenza di velocizzare alcuni processi che prima erano un po' più macchinosi. Io banalmente penso agli incontri con gli sposi, no? Visto che io faccio questo di lavoro, spesso dovevi incontrarti con gli sposi, vederti, stare. Che io è una cosa che amo, ci mancherebbe, però ecco, si può bypassare quel tempo anche di tragitto, di cose, ma anche per loro, nei loro confronti, che insomma sono sempre tribulati quando devono organizzare un matrimonio, hanno sempre poco tempo. Tramite l'online adesso è quasi scontato, no? Dirsi ci facciamo una Skype call e ci vediamo per parlarne. E credo che, per esempio, per una persona come te o come tanti altri che mirano a fare le stesse cose o simili percorsi che hai fatto tu, avere la possibilità di gestire la propria attività online e quindi avere contatti online faccia risparmiare tantissimo tempo e in più apre la possibilità di dire: ok, magari non sono a Milano, però comunque posso esserci grazie alla tecnologia, ecco. Sì, certo. Poi Milano è facilissimo fare, cioè io sono praticamente, mi considero mezzo milanese di adozione in qualche modo. Io, i primi anni lì, ho fatto anche il Pony Express per campare, no? Ah, Quindi certo. conosco la strada benissimo, nel senso, andare lì, prendo la car sharing, non devo neanche avere la macchina, vai. Ti muovi come se fossi qui a Cagliari, guarda, insomma, perché sono rimasto più tempo lì che qui, probabilmente, nella mia Tra vita. l'altro, interessante questo. E allora, tra l'altro, Mirko scrive: Bro, Michael, questo dà speranza anche a noi campagnoli. Vero. Ti posso dire una cosa: Certo. la cosa che un po' aiuta, diciamo, stando a Milano, e non dico stando in città, stando a Milano. Perché fondamentalmente è questo il punto, cioè, dove vengono fatti gli investimenti pubblicitari maggiori, dove vengono fatti tutti gli eventi principali di moda e pubblicità è Milano. Quindi se tu sei lì anche da studente, vai in giro,
vedi, assorbi la cultura visiva che ti circonda, quindi ci fai in metropolitana, c'è una campagna pubblicitaria nuova ogni due giorni. Quelle cose non ci sono in provincia, purtroppo. Quindi bisogna molto, molto darsi da fare se abiti in provincia, quindi devi cercarti, fare molta ricerca, vedere come vanno le cose nel resto del mondo, prenderti le foto e mettertele da parte quelle che ti servono per il tuo lavoro. Ognuno c'ha i suoi metodi, diciamo. Certo, no, ma e anche qui in tutte le interviste ne ho sentiti diversi, cioè da quello che si ritaglia le pagine di giornale, si fa la sua scatola con proprio i ritagli fisici, a chi magari online... Com'è? All'europeo ce la facevano fare, allo IED ci facevano fare questa roba qua, ci facevano ritagliare le foto che poi ci servivano per fare, diciamo, avere un... Cioè, un mood board in qualche modo. Sì, mood board, rinfrescarti la memoria, darti degli spunti sul momento. Io quello lo faccio quando faccio le produzioni, prendo le foto e mi faccio un mood board con, diciamo, tutte le fotine, perché quando fai stock, per esempio, o anche quando faccio pubblicità, mi ritrovo perlomeno delle idee che ti sono venute la sera prima, i giorni prima, e te le ricordi anche sul momento. Certo. Perché sul momento, quando si fa un servizio fotografico con modelli così, non è facile tenere a mente tutte le cose. Lo sappiamo come è difficilissimo, perché devi tenere sotto controllo le luci, la modella che si va a mangiare la mela, il modello che si va a fumare la sigaretta. Cioè, tu ti distrai e devi essere concentrato. Quindi, sia quella... farsi un mood board, ma anche secondo me c'è Pinterest, per esempio, comodissimo. Esatto, sì, anche io uso Pinterest. Quindi da parte le foto te le cerchi, quelle che ti piacciono, e poi i giorni prima dello shoot te le vai a guardare, ti prepari. Sì, sono d'accordo. Pinterest l'ho consigliato anch'io quando... Ho scritto una guida che si intitola... Non me ricordo più come si intitola, però tipo... Ah sì, come organizzare tipo una sessione di ritratti in casa, una roba del genere, insomma, che aiutava gli aspiranti fotografi a... qualche modo, appunto, organizzare una sessione di ritratti, e tra le altre cose era appunto organizzati in un mood board tramite Pinterest, che credo che sia super interessante, fruibile, pratico, cioè sempre a portata di mano. Poi è bello proprio, cioè comunque è interessante il fatto che tu vedi una foto, poi lui ti suggerisca le correlate, e quindi insomma è uno strumento molto, molto interessante. Però... No, dimmi, finisci, vai dopo. Io quella roba che faccio con Pinterest la faccio con le banche immagini, anche perché le banche immagini è più facile, anche insomma, vuoi una foto, la cerchi perché metti le parole chiave e trovi esattamente quella foto lì con tante, tante alternative. Tra l'altro, la cosa che dicevi di Milano, io è una tesi che ho sempre sostenuto. Mi sono reso conto di questo, no? Quando vado a Milano e magari, non so, faccio un ritrovo, ci sono anche ragazzi molto giovani, non so, 16 anni, 15 anni, eccetera, e magari chiacchieriamo insieme, viene fuori che hanno la passione della fotografia, che fa le foto, eccetera, vado a vedere la loro pagina, magari vedi che sono, non so, acerbi, o comunque che, insomma, alcuni sono bravissimi, peraltro, anche solo a 16 anni, vabbè, ma alcuni vedi che magari hanno... Insomma, tecnicamente devono evolvere ancora un po', no? O comunque sistemare alcune cose. Però hanno proprio l'occhio diverso. Perché sono immersi in una realtà che comunque... Cioè, giri la testa e hai un cartellone, come dicevi tu. Ne giri di là e c'è, non so, la pagina di un giornale interessante, diverso. Ma anche semplicemente per strada, mille spunti, no? Mille realtà diverse. Quindi quel continuare a essere bombardato, lo sai talmente tanto che inconsciamente assorbi. Ed è un lavoro che invece noi campagnoli, io e Mirko, per esempio, dobbiamo fare quotidianamente, cioè di contaminarci. È interessante. Sì, 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 è vero, è vero. È importantissimo, importantissima questa cosa qui. Non gli si dà molto, molto peso, ma è importante. L'idea, come dicevi tu, è... Secondo me è più importante della tecnica. La tecnica è un po' sopravvalutata, soprattutto da parte di molti che iniziano, no? Che pensano magari che una buona macchina ti faccia fare delle belle foto, invece non è così. Cioè, si sono visti fotografi importantissimi fare foto con la Kodak Instamatic, che la metà di noi non ha neanche visto. Un fatto
da quanto è antica, voglio dire. Quindi alla fine l'idea è fondamentale, quindi la tecnica certo è importante, se tu non riesci a fare una foto come vuoi è quello un po' un problema, però bisogna arrivare secondo me al punto che la tecnica diventa automatica. A me è capitato di, soprattutto quando si facevano le pellicole, no? Non so quanti hanno usato le pellicole, però c'era un momento in cui tu finivi il lavoro, che magari un lavoro per il quale eri pagato, avevi messo in piedi tutto l'ambaradan di modelli, truccatori, il cliente spendeva dei soldi, tu andavi in laboratorio, mettevi nella cassettina, che avevi le chiavi, le pellicole, loro ti facevano il clip test, prendevano la prima parte e la provavano, e in base a quella vedevi se c'era da sovraesporre. E c'era sempre questa angoscia, diceva, mamma mia, se ho sbagliato, cosa succede? E alla fine molto spesso mi è capitato di essere convinto di aver sbagliato, ho fatto una cagata, cioè sicuro ho fatto una cagata. E era perfetto, perché molto spesso quando arrivi a un certo punto, la tua esperienza ti porta ad andare in automatico con le robe tecniche, no? Le fai in automatico, quindi tu fai settaggi e magari pensavi di non averli fatti, invece li hai fatti, perché sei così esperto che alla fine, cioè sei così pratico, ne hai fatti tante volte, e quindi se ti concentri sulle cose importanti, quali la posa della modella, la situazione, il contesto, tutti i dettagli, è meglio. A volte un dettaglio sbagliato ti fa perdere, scusa, sto facendo casino con la penna. Niente, sì, avrei dovuto farti il segno che ci siamo andati prima. Una volta che ho fatto questo servizio fotografico in piscina e ho fatto questi modelli, una foto dei modelli che si baciano sott'acqua, no? Ma io voglio dire, ero concentrato sul lato tecnico, che era piuttosto difficile, e non ho pensato a fargli togliere le cuffiette. Quindi sti ragazzi, queste cuffiette nella foto non si possono vedere, capito? Perché sarebbe stato molto più bella la foto senza, senza certo. Cuffiette. E me l'hanno richiesta, ma scusa, non ce l'hai senza cuffiette quella foto? Non ce l'ho. sì, è vero, perché poi quando sei troppo... Effettivamente hai ragionissima, cioè mi rendo conto anch'io, quando sei troppo concentrato sulla tecnica, la luce, la cosa, poi fai una foto con la luce perfetta... con il soggetto che è una ciofega, no? E quindi effettivamente sì, spesso bisogna... Sì, e se si può sistemare... Guardate mia moglie. Ciao Rossella. Si è vista negli specchi passare. Esattamente, perché vi ho detto forse. diciamo, che stavo dicendo? Dicendo che la tecnica è... Insomma, sì. È importante conoscerla, assimilarla e poi, insomma... Ci sono cose che puoi correggere, tipo, non so, una maglietta, c'è la scritta Adidas e ti dà fastidio, vuoi toglierla, per esempio, no? Perché non c'entra niente. Però se... altre cose non puoi, tipo la cuffietta dei capelli, cioè dovresti ricreare tutti i capelli sott'acqua. Per lo meno. Tra l'altro Barbara dice... io sono nata fotograficamente con la pellicola, ho notato che rispetto ai nativi digitali tendo a scattare molto meno e sono più precisa senza neanche pensare, perché è imposto subito in un determinato modo. Quindi insomma... Io invece non sono mai stato così, dico la verità. Ah, sì? Perché, Barbara, sì, no, perché nel senso, quando quando facevo degli scatti, i miei lavori pubblicitari, comunque il cliente mi richiedeva una certa fluidità nelle immagini, cioè magari facevo, non so, quello che corre, e per forza dovevo fargli ogni passaggio una raffica di foto, no? E certo. Devi farla, se no certo. Mi sento certo. Foto col banco ottico così, no? E quindi ho sempre avuto, diciamo, dei lavori dove avevo tipo 20-30 pellicole, però le pagava il cliente, esatto. Le pagavo io. E comunque sono sempre meno del digitale, no? Perché in una situazione del genere, altro che 20-30 pellicole, cioè lì avresti fatto 1000 foto solo. Sì, indubbiamente quello che
quello che cambia è l'impostazione che hai. L'impostazione che hai, io ho notato molti vanno un po' a tentativi adesso, perché comunque sia, tu guardi subito se l'hai fatta bene, vedi che è andata bene e quindi ti va bene. Prima dovevi stare molto, molto attento perché potevi fare, come dicevo prima, tutto il lavoro ed era, potevi aver sbagliato completamente il lavoro, quindi dovevi per forza fare i tuoi Polaroid, fare le cose fatte bene, la luce, stare attento, perché una luce scura qui, in ombra, soprattutto usando i flash, capisci? Non potendo vedere esattamente bene come sarà il risultato, devi per forza essere preciso, imparare a usare bene il mezzo luce. Chiaro. Stefano, grazie, è stata una bellissima intervista, super, abbiamo toccato un sacco di punti, di questione interessante, di cui molti sono stati interessanti, tutti sono stati interessanti, abbiamo approfondito davvero un sacco di argomenti. E Lorenzo fa una domanda, e chiudiamo con questa e poi le tre domande che io faccio di solito. Chiede, Michael, si potrebbe chiedere a Stefano come vede lui un inizio lavorativo per un aspirante fotografo che si approccia al mondo del lavoro? Allora, dunque, io ho fatto una scuola che è stata una scuola pesante, nel senso che ho fatto molta tecnica e molta pratica. E ti dico, se non avessi avuto quella scuola lì, non credo che avrei iniziato, perché venendo dal paesello, non mi immaginavo come professionista, quindi avrei dovuto rifare dei percorsi che io, che la scuola mi ha, diciamo, fatto fare in maniera accelerata, li avrei dovuti fare in maniera diluita in anni. Quando mi hanno chiesto quando mi hanno fatto questa domanda in passato, io ho sempre detto così: se io dovessi rifare le cose, farei così. Andrei da tre fotografi che mi piacciono molto, bravi, e gli direi: scusa, potrei venire da te? Faccio il caffè, ti aiuto a portare la roba, quella mi viene un paio di mesi e vedo come lavori. A quel punto impari moltissimo, impari da chi veramente ti piace e impari cose diverse da vari fotografi. Io personalmente ho avuto tanti ragazzi che sono venuti da me, soprattutto quando lavoravo, abitavo a Milano, devo dire, avevo lo studio e quindi avevo studio lì, c'ho studio a Cagliari, ma prima lo studio, avevo sempre un assistente e venivano ragazzi dal Canada, dal Giappone, dalla Svezia, dalla Germania e venivano e stavano tipo 6 mesi anche e non volevano soldi. Dicevano, loro magari avevano dei programmi statali per cui gli pagavano le spese, però io ho sempre apprezzato i ragazzi che vengono da me e mi chiedono, senti, posso venire e lavoro da te, vengo gratis e imparo e tu mi insegni. E ho sempre fatto un accordo, no? È sempre meglio che pagare una scuola costosissima, no? Quindi, non lo so, io farei, adesso se dovessi dare un consiglio, farei così: andate da bravi fotografi e chiedetegli di aiutarvi, nel senso di stare con loro. Certo, devi trovare uno che ha anche un po' di pazienza, perché se certi si scocciano, non vogliono la gente in mezzo ai piedi. Però per questo dicevo, proponetevi per fare il caffè, poi magari vi Esatto, piano piano fare le step by cose. step. Devo dire che, giusto per chiudere questa domanda, poi con gli anni mi sono un po' rivisto questa cosa, perché la scuola, devo dire che comunque ti dà l'impostazione da professionista subito, e quindi. Ma forse una via di mezzo, fare una scuola, diciamo Una così. scuola e nel frattempo fare il Sì, caffè a un fotografo che ti piace. esatto, però quelli bravi, quelli che ti piacciono. Certo, bravo. Così, se no c'è cioè, Ah, ecco, entrambi. anche questo che secondo me bisogna capire, no? Cioè, io noto due cose. La prima è che forse il fotografo che si sta approcciando ad altri fotografi dovrebbe in qualche modo sapere, tra virgolette, di avere il coltello dalla parte del manico, cioè di sapere che è lui che sceglie a chi affiancarsi, no? Cioè, è lui, tra non so,
la scelta di fotografi professionisti che ci sono, è lui a poter scegliere da chi andare. Poi ovviamente starà al fotografo decidere di prenderlo, no? Però è lui che può scegliere e non scegliere il primo a caso, no? Io ricordo, io ho fatto la scuola di elettricista 3 anni, perché a cena stavamo parlando e chiesi, cioè qualcuno chiese, Michael, ma allora hai deciso che scuola fare? E ho detto, ma non sapevo niente, cioè, capisci, a quell'età non sapevo neanche dove andare, non avevo nessuna velleità artistica, boh, non, boh, ero così. E mio zio disse, beh, secondo me se fai l'elettricista è buono perché c'è un sacco di lavoro. E ho fatto la scuola dell'elettricista, capito? Ok, e non ho mai fatto, svitato la lampadina manco a piangere, capito? Ecco, ecco. Forse ai ragazzi va detto anche questo, no? Che hanno loro la possibilità di scelta e quindi che scelgano qualcuno che, a cui, cioè, che piace, insomma, da cui farsi ispirare. E la seconda cosa che mi sentirei di dire è sempre partire dal presupposto di chiedersi, di fare questa fantomatica domanda che è semplice ma secondo me risolve tantissimo. In che modo potrei essere utile e prezioso per la persona alla quale mi sto rivolgendo? Qual è il mio modo di poterlo aiutare, no? Se magari non ho esperienza tecnica fotografica, in quale modo posso comunque aiutarlo a risolvere un problema? Esatto, esatto. Ti dico questo, guarda, in tantissimi mi scrivono dicendomi, ah, mi commenti questa foto, ah, fai sponsor a questa roba, ah, fai quello, e ovviamente, cioè, io cerco sempre di essere più carino possibile, no? Però non posso star dietro a tutti, se no vivrei per star dietro a queste cose, no? L'altro giorno un ragazzo mi ha scritto e mi ha detto, Michael, mi daresti per favore la tua mail, vorrei inviarti una cosa. Allora gli ho dato la mail. 10 minuti dopo mi è arrivato un file totalmente compilato con tutte le persone che hanno partecipato a Convivium, tutti i libri che hanno scelto, tutte le cose che hanno consigliato. Insomma, questo ragazzo, ho segnato il suo nome su un foglio. E se un domani avessi mai bisogno, sicuramente ce l'avrò, di una persona che mi aiuti nel back-end, la prima persona che contatterò sarà lui. Bravo. È importante. Io ti dico anche un'altra cosa, che tornando al tuo, cioè agganciandomi al tuo discorso, che appunto il fatto che sia importante capire quello che gli altri hanno bisogno da noi, infatti molto spesso i ragazzi che si propongono come assistenti ti fanno un elenco delle cose che hanno fatto. A te fondamentalmente non ti interessa tanto il fatto che siano, che abbiano capacità qui, capacità là, ma tu è importante che siano persone che hanno voglia di lavorare e che siano abbiano voglia di mettersi in gioco, no? Che abbiano la stessa curiosità che abbiamo noi, il fatto che vogliamo sapere tutto di tutti. A quel punto una persona così mi interessa più di un altro che mi fa vedere le foto che ha fatto, che poi mi tocca anche analizzargliele e perdere tempo ad analizzargli le foto. È per questo che ho preso sempre ragazzi stranieri, non perché non volevo prendere, ho preso anche ragazzi italiani, però uno straniero è così motivato da farsi un viaggio lunghissimo per venire a lavorare da me gratis e io non lo prendo. Cioè, sicuramente sarà uno che comunque mi servirà, perché infatti con la maggior parte di questi ragazzi sono rimasto amico, sono in contatto, ho tantissimi amici in tutto il mondo che hanno sono venuti da me, perché alla fine diventa un po' una cosa alla pari, capito? Io non voglio fare il maestrino che ti insegna una cosa, cioè lì un po' dipende da te, poi dopo quando sei con uno che è più bravo di te perché tu vuoi imparare qualcosa, l'approccio che hai è fondamentale. Non ti puoi porre come scusami, dai, mi insegni perché tu sei bravissimo. A me non mi piace che mi dicano bravo. Cioè, se tu vuoi imparare qualcosa, rubami il mestiere. E io sono anche un po' ingenuo. Se tu vieni da me e mi raggiri, io ti dico tutte le cose. Perché fondamentalmente, capito, a parte che sono segreti di Pulcinella, quindi non è che io stesso, però il rapporto è importantissimo. Sì, perché credo davvero dal cuore che sia proprio una questione di approccio, cioè anche perché quello che siamo non è quello che saremo. Cioè, intendo dire, se uno anche fotograficamente magari in questo momento non ha doti particolari, no? Però è una persona che in qualche modo si prodiga, che capisce la necessità, che è sempre pronto, che è capace di risolvere i problemi, per esempio. Perché un'altra cosa
importantissima. Cioè, io penso a me, no? Un collaboratore che mi risolva alcuni problemi, cioè. Io domani, cioè, capito, vorrei svegliare, verrò sul comodino, no? E a una persona così darei tutto, nel mio limite, ovviamente, cioè con le capacità che ho io, no? Però Certo. immagino che la stessa cosa sia per un altro professionista, perché poi alla fine tutti abbiamo mille cose da fare, mille cose da gestire. Quindi una persona che in qualche modo si muove in questa maniera avrà di riscontro, di imparare tantissimo e soprattutto essere utile lui per primo per poi trovare cose utili a se stesso, no? Quindi è un concetto, è prima do e poi ricevo. Tra l'altro, sono andato a cercarmi il nome che mi sfuggiva, saluto Mirko Salva, che è il ragazzo che mi ha mandato questo mega file enorme, tutto super compilato, precisissimo. Cioè, te lo propongo anche a te se vuoi come collaboratore, perché guarda, è uno davvero grande. Fatto bene. Stefano, io davvero ti ringrazio. Bellissima anche questa parte, credo che sia, insomma, stata fondamentale. Infatti, insomma, tantissimi dicono grazie Stefano e Michael per questa interessantissima diretta, ottime considerazioni, grazie, dice Lorenzo, insomma, molto bello. E quindi ti ringrazio davvero, è stato un piacere averti qui. E appunto, io di solito concludo con tre domande. Ok. Ok? Allora, la prima domanda è un libro che consiglieresti? Allora, un libro che diciamo mi piace, un libro fotografico che mi ha molto ispirato, mamma mia, io con la memoria non sono granché. Come si chiama il fotografo, quello che fa le campagne di lavazza, quello brasiliano? Ah, sì, ho capito chi è. È solo che adesso non mi viene. Dai, vabbè, ho capito comunque chi è. Lo scriverei. Aspetta, Sì. adesso te lo dico, eh. Vabbè, vai. Intanto tu dimmi il film, io ti dico chi è il fotografo, aspetta. Il film? Vabbè, Sì, un film che consiglieresti? un film che mi è molto piaciuto, che mi riguardo volentieri, è Blues Brothers, sinceramente. Io sono un grande appassionato di musica. Me lo riguardo tutte le volte che posso, me lo riguardo, sinceramente. Quando i Blues Brothers arrivano alla fine di tutto il viaggio, la macchina gli cade a pezzi, mi fa sempre ridere. Grande. Allora, ci sono io. Allora, o è Salgado o è La Chapelle. La Chapelle, bravo. Ok. Sì. C'ho questo libro di La Chapelle dove c'è queste foto che sono veramente, veramente interessanti. Poi Lui è pazzesco, eh. Sono molto esagerate. Ovviamente immagini che hanno bisogno di una ricerca, una preparazione enorme, no? Un po' quello che io forse non potrò mai fare, perché le mie immagini sono tutte molto più veloci e diciamo più modeste come organizzazione, no? Anche come fotoritocco e tutto. Per cui alla fine un po' quello che ci piace è quello che è un po' diverso da noi, no? Per cui mi La Chapelle. Quindi, piace. libro La Chapelle. Il film, ripetimelo, pardon, Brothers. Blues Brothers, ok? E invece un oggetto sotto 10 euro che pensi possa tornare utile a un fotografo o una persona, insomma. Però facciamo a un fotografo che si approccia al mondo della fotografia o sul set o al mondo dello stock. Guarda, ce l'ho qui, te lo dico subito perché è una roba che ho trovato a Londra e Vai. la uso moltissimo perché praticamente tu ci puoi mettere il telefono, dov'è? Ok. Il telefono e lo puoi appoggiare, siccome è regolabile, lo regoli e Ah, è una fa sì sorta di cavalletto per il cellulare che in qualche modo. il cellulare, siccome il cellulare si usa moltissimo anche per lo stock, perché adesso nello stock diciamo che accettano i video in 4K e accettano le foto fatte dal cellulare. Quindi questa roba qui, guardate quanto è comoda. Cioè, Ah, anche la bellissimo. una roba che ho trovato da Jessop a Londra ed è pagata forse 7 sterline ed è Parte così. dietro perché invece che portarmi un cavalletto pesante, lo trovi lì, lo appoggi in un muretto e ti fai la ripresa. Ok, Mi piace. fantastico.
Bellissimo, super, super. Tra l'altro, guarda, è anche qua Mirko Salvatori in chat, che è il ragazzo di cui ti parlavo. Mirko Salvatori, il ragazzo che mi ha aiutato con il file. Ah, Quindi, ok, lui. anzi, sì, è lui, lui. Va bene, ti ringrazio di nuovo. Ringrazio tutta la chat, sempre unica come sempre. È stato un piacere immenso e spero di, insomma, rivederti presto. Magari poi quando sei a Milano mi fanno squillo quando potremo. Ci vediamo qualcosa Una bella insieme. birretta, un aperitivo. Tac, esatto. Bye. È stato un piacere, Stefano. Volentieri. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao.